Bella a tutti i malati, qua è Matthew, oggi siamo su un nuovo video. Aggiornamento veloce, ho fatto sempre un po' di off camera. Adesso vedete, ho fatto questo qua, una delle prime cose, per il fatto che, non so perché, ma la canola cresce pianissimo e ho paura che sia un problema di illuminazione, ma per adesso, visto che ho trovato questo che è anche bello full per il resto, molto figo. E avevamo il problema della Portal Gun, che sono stato a provare a costruire l'Alloy Smelter per il Dark Steel Ingot, e alla fine sono riuscito a ottenerlo proprio adesso, anche se ho scoperto che ha gli MC, quindi glielo ho già fatto imparare, giusto? Poi qua ho installato la Project X, che è la versione. Così, vabbè, tutte queste robe qua sono Project X, insieme a questo, che è quello mio che vorrei cercare di fare, in modo che questo oggetto qua speciale tu ci butti dentro la roba e lui te li trasforma in MC. È simile a questo, solo che non devi ritrasformarli, cioè non devi convertirli in oggetti da poi bruciare. Se sono più piccoli, eviti di fare troppi giri. E poi ecco, adesso come avete visto da questo qua, ho lavorato anche con la Mechanizen per fare il Metallurgic Infuser e questo bel cosino qua che mi serve per la spada anche. Era per testare poi i nuovi pannelli che sono riuscito a fare di un'altra moda ancora, che sono i Flux, questi qua, sì. E della Solar Flux Reborn, ho fatto questi. Queste sono delle minchiate, ma proprio tanto. Già questo qua, che è quello dove sono arrivato, era simpatico. Questo qua già richiedeva un po' più di impegno. E ho scoperto che ci sono, oltre a quelli per i dragoni che fanno un botto, quelli della Wyvern, cioè ci sono quelli della Draconic Evolution. Quindi ragazzi, oltre a, direi, creare la Portal Gun, in questo episodio probabilmente potrei provare a iniziare un po' di Draconic Evolution e fare qualcosa tipo enormi impianti di energia, perché sennò ci crepo. E intanto devo fare una cosa bella, che è questa Enderio Pearl Powder, che mi serve il Sag Mill. E il Sag Mill, Infinity Metal Gear. Aspetta un attimo, io. Qualche parte ce le ho. Adesso scoprirete anche qua che avevo fatto qualche spacchettamento per vedere se trovavo cose fighe. Ho tenuto qualcosa da parte, ma secondo me devo trovare il. Cos'è che dovevo trovare? Oddio. È l'Infinity Beam Metal Gear. Voilà. Non ha MC, vero? Non me ne serve più di uno. Forse qua nelle epiche. Nella leggendaria. No, Stone Compound. RIP. Ah. Sono già più bravo di me stesso. E questo qua, quante me ne servivano? Due. E poi Dark Steel Nugget, che vabbè, easy. Adesso che ho tutto il Dark Steel che voglio. E quindi mi faccio già subito, perché ho visto che serve, un paio di stack di Dark Steel, un po' di pepite. E mi serve per fare questo qua, queste qua, quindi in due. Ok, ci dovremmo essere. Diciamo, senti, facciamo direttamente. Scrivo Sag Mill, facciamo prima. Sag Mill. Non ce n'era bisogno. C'era il simple.
andare ad arrivare col dark stile tutto. Industrial chase con l'industrial dye black. Questi sono i fail che si fanno con me. Se non vi danno fastidio, andate a giocare, a guardare giocare altre persone. Ok, quindi si può fare sta cosa. Probabilmente è più lenta, non sto a dire altro, ma tanto io ho preso una cosa molto simpatica che vi faccio vedere. Stone Gear, giusto? Sì. L'iron, vabbè, quindi. Ah, finalmente ho scoperto come cercare la roba. È molto figo, non ce l'ho mai, ho visto in un let's play. Sono stupido. Un pistone. Ce l'ho il pistone. Ah, la polvere, ok, ce ne ho. E il simple sagmill. C'erano tre di cose. Dire che pulisci in fretta però. Tre di cose. E poi per il chasing il ferro che c'ho e le sbarre che non ho. Vabbè che sono stupido. Allora facciamo così. 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 Voilà, posto. E questo qua dovrebbe andare ad energia. Tanto qua c'è un po' di plastica. Per l'energia spero che funzionino i nostri pannelli. Che se io adesso vado a fare qualcosa qua fuori, perché non c'ho voglia di collegare tutto l'impianto. Ok, perfetto. Tanta roba. E poi ci devo mettere l'enderpearl se non sbaglio. Un po' perché a questo punto, visto che serve un botto, allora, velocissimo. Questo non ne risente minimamente. Ok, questa è una. Me ne servivano per la porta al gun. Allora, per questo ne servono 8. 1, 2, 3. Ah, anche quello dopo io far vedere. 5. Anzi, intanto ve lo faccio vedere adesso. Vedete, questo qua è una cosa figa. È l'enchanter. Intanto qua ho scoperto questo furnace generator, che è uguale al coal generator, solo che va un po' meglio con le cose della. Non vorrei dire, ma non è dell'ender eye questa. Enchanter. È della extra utilities. Ok, va bene. Intanto torniamo su port gun. E in pratica qua serve per fare dei crafting avanzati. Serve per fare dei crafting avanzati. E questi crafting avanzati sono del tipo, ne avevo salvati un po', questi qua. Questi qua serviranno per farci la spada laser adesso. Non so quanto sia forte, non so se è più forte della nostra fighissima qua o se è meno. Qua intanto ne ho trovato un altro paio che ho fatto a scambio. Sembra leggermente un po' meglio, solo per empowered sono peggio. Comunque stavamo dicendo. Ah sì, questo c'era da fare la roba bella adesso. Allora poi. Ci siamo quasi, eh. Due di ossidiana. Un diamante. Obsidian. E del ferro. Ragazzi, eccola qua. Allora, se mi ricordo bene, questo fa un portale. Questo fa l'altro portale. Che lag. Per crearli, shift tasto destro, R. Ok, R.
Questo qua mi serviva a farlo perché nel prossimo episodio voi vedrete, la vedrete già costruita, perché purtroppo non so fare ancora le timelapse perché dovrei registrarlo con un secondo account che non ho. Soprattutto non so se riesco a collegargli il LAN adesso e poi non potrei metterci le shaders, quindi è un po' inutile. Però mi servirà per il trasloco dalla nuova base, perché questa qua lo so che è beh. Comunque questa roba del lag qua, 30 fps per due portali, mi sta un po' su, eh. Se li guardo, cala un botto. Ma non si evidenzia, tipo. Ho capito che tipo si evidenziava. C'è anche il fatto che però io lo uso per cambiare prospettiva. Quindi questa è della Portal Gun. Aspetta, no, che mod è? Scusa un attimo. Quindi io dovrei per forza cambiare la cosa, non posso usare R. No, vabbè, cambierò aspetto quando devo cambiare, togliere le cose, dai, normale. Qua tanto non sono riuscito a svuotare, quindi via. Già va molto meglio. Questo non è un MC, neanche questo, quindi RIP. Anzi, tengo da parte perché non si sa mai. E per il resto direi che possiamo iniziare a trovare il posto dove farò la base. Allora, io ho fatto questa. Pensavo di utilizzarla per fare la base insieme a, vabbè, il super trivellone. A parte forse mi farò quello di Red Matter, perché personalmente, cioè, è un po' più OP. Soprattutto per l'abilità dello stanzone, che è quello che ci serve. Io avevo adocchiato tanto tempo fa queste montagne qua, che poi è dove siamo spawnati. Però, comunque, sono proprio. Aspetta, qua forse si vede bene. Sono proprio delle belle zone. Qua si potrebbe fare degli mega collegamenti. Pure una base qua in mezzo con tutte le cose sotto le montagne. Lì tutto spianare, sistemare. Adesso, non so quanto ci metterò. Ci sono delle grotte anche là, è tutto bucato. O se no pensavo di farne una un po' sospesa o sul mare, comunque ci sono un paio di idee. La mia preferita era sulle montagne per un semplice motivo: con questo bello oggettino l'ingresso è easy, molto easy. Poi posso fare anche i passaggi. Che brutta situazione. Funzionato però. È una cosa così, tipo. Posso fare anche le trappole così. Caschi dentro, dentro. Sapete cosa però? Che questo come ingresso non mi dispiace per niente. È diretto verso il villaggio. Quella là. Anzi, visto che questo episodio è durato poco, cerchiamo di risolverlo per bene. Dovrei andare qua di fianco, fare una cosa così, andare verso il basso, fare così. Bella, sono un pro della mano. Ok, quindi adesso posso fare così, quindi posso fare così, quindi posso fare così, e così, e così, e così, e così.
E così. Così, e così. E la dovrei tappare. Sono pieno di blocchi brutti. Mi stai dicendo che questo è uno schifo che non se ne andrà mai, quindi. Allora, lì consuma anche poco, contando la potenza. Vai in mano, fa poco, poco e nulla. Il blocco ancora dell'episodio. Ok.
Adesso questa roba qua mi sta troppo sui nervi. Sembra che stia scendendo, ci vorranno anni. No, aspetta, non ho capito cosa ci vorranno. Cosa ci vorranno? Ci vorranno anni. Ma non abbiamo mica tutto questo tempo in Minecraft, davvero? Qui vi mostro anche l'oggetto che ho craftato. Come facciamo adesso? Siamo tutti fregati. Non c'è proprio niente che ci può salvare. Neanche questo. Proprio fast forward fra sono più veloci. Piccolo fatto che non capisco perché questo qua non scende anche lei più veloce, cioè vuol dire che normalmente allora è lentissimo. Vabbè, comunque avete capito cosa intendo, funziona con gran parte delle cose, a parte ovviamente quello lì che punto mi sparo perché non è possibile ogni volta che tutto quello che faccio io è sbagliato. Ci vuole proprio di essere proprio messo male. Questa roba è interessante però. C'era il naga. Sulle cose interessanti. Sul free dictionary, va bene. Poi questa cosa qua è bellissima. È la. Non sapevo che ce l'avessi in qualche mod. Ma è la Safarinet delle altre mod. E come potete vedere. Che brutto errore che ho fatto! Senza la spada è un po' un problema. Eh sì, quello era. Avevo trovato un'altra via, la di Shulker. Allora gli spawnavo qua, solo che non so se. Si vede che non gli shot istantaneamente questa macchinetta bella. Posso dargli un attacco a range, io lato. Devo sentire la. Gli devo vedere gli addon, ok. 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 Un po' di YMC. YMCA. E sono. Ah, questo è lo slime. Ok. E questo qua è il talismano che ripara da solo le cose. Molto. Molto swag. E cosa dovevo fare? Cosa stavo guardando? Cosa pensavo? Intanto fammi guardare il tempo. Cosa dovevo fare? Dovevo salutare tutti voi ragazzi. Grazie del sostegno che mi sto dando da solo in questa serie. Lavorerò alla base, quindi dovrete aspettare un po' perché devo fare tutto il progetto, pensare a tutto e vedere se magari in qualche modo riesco a fare una timelapse. Ci provo. Fidatevi di Deathmatter, che magari potrebbe, se aspettate un po', potrebbe venire qualcosa di bello. Per il resto spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Bye.